Com'era suo padre? Come riusciva a conciliare la vita privata e un impegno pubblico così forte, così costante, un lavoro così massacrante? Papà là si svegliava molto presto la mattina, ci svegliava anche noi, andava in ufficio, noi eravamo in ufficio alle 8:30, non alle 9, perché stava così, lavorava tutto il giorno, noi da quando lavoravamo anche noi tutto il giorno, e poi tutto il giorno, il sabato, era un impegno costante di tutto quanto, non si fermava mai un secondo. Poi le vacanze quando erano piccoli le abbiamo sempre fatte, ci coccolava, faceva tutto quello che... Cioè non è mai mancato all'amore di un padre e soprattutto a un marito straordinario che è stato mia madre. Mia mamma era straordinariamente, non solo bella, insomma anche una mamma straordinaria, però non ci ha mai fatto mancare la fede, mai. Quello è stato un padre straordinario. Nel lavoro era verificato, con noi era... Cioè, hai fatto quello, chiama il produttore, chiama il che non fa bene, io andavo. Era in bagno, chiamavo sul seggio, non va bene questo, e io diceva, già mi ha chiamato tuo padre, cioè io non potevo andare in bagno per chiamare il padre, lui aveva già chiamato, e io dicevo, ma me l'hai detto 2 secondi fa, se andare in bagno, ti ho detto no, facciamo, era così, però era leggeva tutto, i copioni, leggeva tutte le cose, i rapporti con tutti, era un mosso di lavoro, e poi soprattutto le cose che dico sempre a tutti quanti, faceva quello che gli piaceva. E questo è quello che ti manda avanti, perché fare le cose che non sono quello che vuoi fare nella vita, ti stancano. Quando fai qualcosa che ti piace, puoi andare a svegliarti alle 5:30 e andare sul 7, non ti pesa mai. L'altro tema che volevo toccare con lei è il fatto che in quell'epoca suo padre era circondato da concorrenti, competitor, si dice oggi di grandissimo livello, Cristaldi, Vino De Laurentiis, Carlo Ponti, se non citarne alcuni, ci sono tanti altri. Ecco, cosa ricorda lei di quegli anni? Perché era bello, cioè quella di Danos era come una grande squadra Champions League che militava in un campionato dove c'erano proprio gli altri grandi campioni. Lui andava avanti andava avanti, lui aveva rapporti ottimi con tutti quanti, non ho mai, io ho abitato per 10 anni, noi abbiamo abitato per 10 anni a Parigi, io, mio fratello e mia madre, e poi siamo ritornati in Italia, però non ho mai sentito mio padre parlare male degli altri produttori, mai. Ognuno faceva il lavoro suo, ognuno faceva le cose, non il film dove Puccio, dove Giuseppe Tornatore ha vinto. No, stavi dovevamo farlo noi, perché era il secondo film di Tornatore. Siccome mi pare su certe scene, quella degli anni, che Puccio non va dall'aria, lui ha alzato il telefono, ha chiamato di Stato, mi faccio dietro, ti mando una persona straordinaria. Siccome il Tornatore è favoloso, però su certe scene ci ho litigato, perciò davanti a me stava, con il Tornatore davanti, però Mando è una persona incredibile. E papà ha chiamato di Stato e di Stato. Dopodiché hanno anche un po' tagliato dopo e ha vinto l'Oscar. E io sono molto felice per Peppuccio perché Tornatore è rimasto una persona straordinaria che è rimasto legata a noi sempre e per sempre. E quando io ho fatto l'ultimo Gattopardo, magari non ne parlo adesso, ne parlo domani, insomma, ma quando ho voluto fare l'ultimo Gattopardo, come diciamo che non è un documentario, è una serie di docufilm, perché ho chiamato un Tornatore. Vorrei fare una cosa, un film sul papà, sulla Didano, e mi ha detto, per me è un dovere e un onore farlo, vengo domani mattina. Il Tornatore non è una persona che fa così, e l'ha fatto con tutto l'amore Ma se lei dovesse sintetizzare il genio, cioè spiegare a loro perché suo padre era geniale, in che cosa era geniale? del mondo. Nella rapidità in cui decideva le cose, e poi soprattutto nella rapidità in cui decideva le cose, e poi nel leggere tutte le sceneggiature, quelle che faceva, quelle che non faceva, dando consigli anche ai registi o sceneggiatori, anche quando non faceva le cose, ma con una leggeva tutti i libri, tutte le sceneggiature, e lo faceva con un tale amore che era ben voluto da tutti quanti, non era, e poi era duro, il lavoro era terribile. Mio padre leggeva dal soggetto, alla sceneggiatura, alla
al trattamento, la sceneggiatura andava, poi noi a piazza lui, perché poi ora si è a piazza lui, se no sono morto, eri morto nell'altro, e poi andava montata con il montatore, musicista, regista, singole musiche, tutto quanto dall'inizio alla fine. Cioè proprio era una passione, era la sua vita, quella e la famiglia. Era un uomo. Perciò non ha fatto mancare niente a nessuno. Non gli bastava tempo, mio padre. Però è stato un padre eccellente quanto la danza è stata eccellente per noi. Un applauso perché.